stabilità dei governi per essere credibili in Europa, essere credibili con tutti gli interlocutori istituzionali, essere credibili in politica estera, e sappiamo tutti quanto sia difficile essere presenti in politica estera, nella geopolitica, essere credibili nelle riforme. Fare le riforme è complicato, se non hai stabilità del governo è difficile fare le riforme. Pensiamo al PNRR. Per questa ragione si impongono le riforme costituzionali. Qui al CNEL badiamo alla concretezza, badiamo all'economia, badiamo alle riforme, badiamo alle imprese, al lavoro, al volontariato. Sono i temi della rappresentanza. E direi, non a caso, questo incontro, questa discussione tra costituzionalisti avviene in questa casa, che è la casa della rappresentanza. Quindi non è la casa della strettezza, ma è la casa della concretezza. La stabilità dei governi produce concretezza e credibilità.